che rapporto c'è in Italia tra internet, informazione e a questo punto anche blog, provando anche a definire quello che è un blog, visto che ci abbiamo già provato sul palco? In Italia l'informazione viene gestita in una maniera curiosa che all'estero viene quasi neanche creduto. La concentrazione delle fonti e dell'editoria è qualcosa che raramente si riscontra nei paesi occidentali, e raramente si riscontra che le persone a capo di diverse, se non la maggior parte di queste fonti, vadano addirittura fiere di non usare il computer, di non conoscere internet o di esternare enormi pregiudizi nei confronti di questo importantissimo nuovo mezzo quando ci sono delle rare volte che ne parlano. Quindi io vedo un enorme distacco tra quella che è l'informazione ufficiale in Italia e la realtà quotidiana, dove le persone che utilizzano internet sono persone aperte, serene, entusiaste e molto contente di poter controllare anche indipendentemente quello che gli viene quotidianamente propinato dall'ufficialità. Proviamo a definire che cos'è un blog, ma anche dove sta andando il blog, visto queste evoluzioni. La capacità di esprimersi in modo immediato in internet è, secondo me, la caratteristica fondamentale del blog. Da un semplice diario online che ogni persona può far partire e poi gestire in base a quelle che sono le sue curiosità, i suoi interessi, il numero di questi ha raggiunto dei volumi talmente grandi che non è più ragionevole pensarli individualmente. Infatti oggi si parla di aggregatori e di filtri che ci permettono di ricercare all'interno di questo enorme volume di proposta quello che ci interessa, ordinato non solo per data, non solo per autore, ma ordinato per nuovi criteri di autorevolezza e di rilevanza. Questi criteri definiti attraverso le relazioni che vengono tessute tra i contenuti ed analizzate automaticamente dai computer rendono possibile fruire quell'informazione che altrimenti sarebbe esagerata, come si dice, come se fosse bere da una fonte troppo potente. Grazie. Grazie a voi.